ragazzi, sono Ghisus e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force. Eravamo arrivati dal tizio della manutenzione, se vi ricordate. E infatti siamo qua e dobbiamo ritornare da Upchuka. Regina Upchuka! Proprio così. La testardaggine non ti manca, eh? Poco importa, fa come vuoi, ma non mi fermerai. Se fai una sola mossa, queste serpenti faranno un bel boccone della tua deliziosa sogna studio. Non lascerò che la passi liscia, non ti illudere. Inserimento carta termo. È arrivato termo, man. Cosa succederà? Farà più caldo? Farà più freddo? Freddo. Uff. Diamoci una raffreddatina. No, la temperatura sta calando. I miei tesori. Ah, li ha proprio ibernati. Hai fatto ibernare i miei preziosi serpenti abbassando la temperatura. Tu sì che hai fatto. Regolazione della temperatura completa. Regina Upchuka. No, intendo Luna. Ti prego, basta. Tutti i tuoi serpenti ormai dormono. Non puoi più usarli per fare male a nessuno. Ti prego. Zitto, zitto, zitto. Non permetterò a nessuno di fermarmi. Fammi indovinare, è entrata nel comp dell'Idra, nella tua comp, ok. È fuggita, è entrata nel corpo Roboserpe, il gigante, inseguiamo. Cosa facciamo con Sonia? I serpenti non rappresentano una minaccia, per ora la bella addormentata resta dov'è. Sua velenosità viene prima di tutto. Ricevuto. Che musica da suonatore di serpenti. Luna, cioè la regina Upchuka, ci aspetta lassù. Sì. Non so dove sia nascosta o cosa stia facendo, ma bisogna trovarla e farla finita. Sì. Sono proprio curioso di vedere quali ostacoli mi si porranno davanti questa volta. Ah, ecco, perfetto. Che c'è? Un incantatore di serpenti è stato qui e ha liberato dei serpenti velenosi. Uno di quei serpenti mi ha morso. Stai bene? Più importante di me è quella porta laggiù. Solo io posso aprire quella porta. Ma io ora sono stato avvelenato. Cosa devo fare? Deve esserci un antidoto in questo comp spaziale. Lo troverai per me? L'antidoto, eh? Ok, vado a cercarlo. Ok, abbiamo trovato l'antidoto. Cosa? Ah, si muovono le foglie. Quei serpenti sembrano volersi divertire. Attenzione a non farti mordere, Dio. Come serpenti? Ci sono i serpenti nel... Non parlo più. Sto dicendo, ci sono i serpenti. Da quando di qua ci sono i serpenti nel conto spaziale. Nei cyberspazi, ci sono nei cyberspazi i serpenti, certo, ha senso. Bene, sono anche avvelenato e sto perdendo vita. Tu che dici, zio? Mi dai un po' di antidoto? O te lo scoli tutto? Mega Man ha dato l'antidoto al signor Hertz. Oh, sono guarito! Grazie mille. Pare che tu sia stato avvelenato. È rimasto un po' di antidoto. Di antidoto. Bevilo. Perfetto, Mega Man è guarito. Grazie. Ah, sì, d'accordo. Kakunk. Eccolo. Mega Man ha dato un antidoto al signor Hertz. Oh, sono guarito. Grazie mille. Ah sì, la porta. Upchuka, lascia andare Luna adesso. Mega Man. Finalmente sei arrivato, Maxis. Potevo sentire il tuo tanfo su questa ragazza a miglia di distanza. Ho pensato che prendendo lei dovevi per forza uscire allo scoperto. E avevo ragione. Immagino tu sia la solita arrogante. Credo sia il momento di darti una lezione. Forza Upchuka, fammi vedere di cosa sei capace. Neanche tu sei cambiato molto. Perché non ti dai una calmata e parliamo di affari? Che ne dici? Vuoi parlare d'affari? Proprio così. La chiave di Andromeda che possiedi. Perché non la usiamo insieme? Insieme possiamo distruggere questo pianeta. Sai meglio di me che senza la chiave è impossibile. Servono due oggetti. La chiave e il controller del Radio FM. Se uniamo le nostre forze, posso convincere il Radio FM a darci il controller che possiede. A quel punto l'arma di distruzione definitiva, Andromeda, sarà nostra. E se rifiutassi la tua proposta? Allora temo che dovrò usare le maniere forti. Ma non credo che rifiuterai l'offerta.
Allora ti sbagli di grosso. Non mi interessa affatto rovinare questo pianeta. L'unica cosa che mi interessa è porre fine alla vita degli abitanti di FM. Pare proprio che i negoziati siano falliti. Sono costretto a usare la forza brutta. Il piacere di aver rifiutato la mia offerta. Yeeha! Arriva! Battaglia di onde! Cavalca! Non ho mai capito neanche io questo cavalca, tra parentesi. Regina Ciucca, fantastico. Ok, ragazzi, dobbiamo sperare nel tutto per tutto. No, perché non ti sei uscito? Ho delle carte stradali. Non muore mai questa. Perché le mie attacche e i miei attacchi non funzionano? Ha ragione. Questo. Potrei finirla con questo attacco, se non ci sposto. Ma questa non fa? Sì, distrutto. Chi è? 5.000 segni. Ah, arrenditi, non è scampo, hai perso. Opciuca, lascia andare l'una. Non credo proprio. La ragazzina viene con me. No, aspetta. Non sopporto quelli che non capiscono quando è ora di arrendersi. Gemini, sei proprio tu? Gemini? Non possiamo affrontare quei due insieme. Ottimo tempismo, Gemini. Forza, aiutami a finire il traditore. Sì, ora di farla finita. Mega, dov'è questo Gemini? Non lo so, ma so che siamo nella sua linea di tiro. Gemini, presto! Sei impaziente, eh? Benissimo. Tuono di Gemini! Oddio, siamo morto, ragazzi. Cosa? Ah! Gemini, perché? Ah! Perché l'hai eliminata? What? Omega Xyz, o forse dovrei dire Mega Man? Il momento del nostro scontro si avvicina. Fino ad allora, proteggi la chiave di Andromeda. Perché hai ucciso Pciuca? Intracciava i miei piani, almeno credo. Io ho un piano ben preciso. La prossima volta il tuono di Gemini sarà per te. È sparito. Direi che cattivo è... Dire che cattivo è poco. Ah, Luna! Luna, resisti! Ah. Mega Man? Ho commesso un terribile errore, cosa posso fare ora? Non è stata colpa tua, tu eri debole e l'abitante di FM è troppo astuto, ma ora è finita. I tuoi genitori sono solo svenuti. Ehi! L'esplosione era resistabile questo, sei a spazio, devi andartene via subito, altrimenti tornerai al mondo reale con la ragazza appresso. Dannazione. Luna, mi spiace, ma devo andare. Mega Man! Che cosa sta facendo? Mi sta abbracciando. Come posso rimediare i miei errori? Ah, aspetta! Il cyberspazio sta sparendo! Mega Man! Ah, sono tornato normale. Ma cosa? Mega Man! Mega... Geo? No! Questo è uno scherzo, vero? Non posso credere che tu sia... Che tu sia Mega Man! Mi spiace non avertelo detto. Dici sul serio? Ah. Padre. Ah. Madre. Luna,
Abbiamo fatto un sogno stranissimo, un sogno in cui piangevi, dicevi, guardate chi sono davvero. Nel sogno ci hai ferito profondamente, eravamo stretti in una morsa e il dolore era quasi insopportabile. Le catene del nostro dolore ci stavano toccando. Non ti trasferiremo, Luna. Ci dispiace davvero, perdonaci. Padre, madre. Quindi a qualcosa è servito dopo tutto. Tutto sembra andare per il verso giusto, quindi se volete scusarmi... Ehi, aspetta. Sì, signorino. Come stanno tuo padre e tua madre? Stanno bene. Sono in giro a guardare dei negozi. Voglio solo dirti... grazie di avermi salvato la vita. Non ci credo ancora che tu sei davvero Mega Man. È così? Sì. Beh, non farti strane idee. Mi è sempre piaciuto Mega Man e sempre mi piacerà. Ma per te non provo niente, hai capito? Capito. Perché stai sorridendo? Lo sapevo, pensi a qualcosa di strano. Cosa? Non sto pensando bel niente. Così vuoi diventarlo? Diventare cosa? Sei di coccio? Un brother, cos'altro? Ma è una grande responsabilità, conoscerai tutti i miei segreti, quindi dovrai impegnarti. Capisco. Dopo tutto anche tu conosci il mio segreto. Oh ragazzi, secondo brother. Luna Plaza è tuo bro ora. È bello essere brother, Gio. La mia capacità di connessione è fluttuazione. La fluttuazione annulla l'effetto dei pannelli. Anche i pannelli velenosi non sono un problema. La mia capacità di connessione ti proteggerà. Questo è essere brother. Da brother a brother. Quella Sonia Strum. Ci stai uscendo? Uscendo? Ah no, siamo solo amici, tutto qui. Oh, capisco. Cosa? E comunque perché sei qui, Luna? E perché mai dovrei dirtelo? Mi andava e basta. Ah, e prima che ti dimentichi, domani dovrai aiutare tu l'insegnante, non fare tardi. Lo so. Ah, beh, se lo sai, beh. A domani. Ma scusate un attimo, è Sonia? Cioè, era lì... A proposito, dov'è Sonia? Era lì. Gio, ti sei completamente scordato di me. Ah, ecco, difatti. Eccola, infatti. Mi sembrava strano che mancasse. Sonia, stai bene? Cosa è successo al veleno? Il prof Snake mi ha dato un antidoto, sto bene, ma se me l'avesse dato un secondo più tardi forse non l'avrebbe fatto in tempo. Mi spiace, ma che razza di brother sei? Dimenticarti di qualcuno che è stato morso da un serpente? No, non mi ero dimenticato, solo che... mi spiace davvero. Perdonami, ti prego. Beh, se mi offri un gelato forse posso perdonarti questa volta. Cosa? Se lei è quasi morta gli basta un gelato, vabbè, mica male. Qualche notte dopo... Cosa succede? Oh! È Pat! Per favore, lasciami in pace! È Pat quello! Ma non è la faccia di Pat quella! Cioè, è il vestito di Pat ma non è Pat! È Pat ma non è Pat! Perché dovrebbe andarsene in giro uno vestito da Pat a menare la gente? Non ne ho la minima idea. E poi il giorno dopo a scuola. Ok, per oggi basta ragazzi. Adesso però andate dritti a casa. Dovrebbe essere tutto. Andiamo a casa. Ok ragazzi, però andremo a casa nella prossima puntata. Basta le mail. Però andiamo a casa nella prossima puntata, quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un like, iscrivetevi e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella ragazzi! Una chiave giovane? Come fai a definire una chiave giovane? È giusto solo un poco, è aperta solo poco. Beh però io ho il coso. Oddio, la sta sfondando. Vai contro un muro, coglione. No! No! No!